mia situazione è disperata. Vedo ormai a non avere più altra risorsa che me stesso, nello strisciare lungo la parete dell'enorme caverna che ha spesso strani meandri. Ho tuttavia la possibilità di pormi la domanda che non mi ero mai consentita durante la lotta. Chi è il nemico? È una domanda che non è più in grado di paralizzarmi, e nemmeno la risposta. Non ho più nulla da perdere, questa è la mia forza. Sono diventato invincibile. Ho risolto l'enigma della guerra invernale. Non ho più la sedia a rotelle, è vero. La protesi del braccio col mitra è rimasta da qualche parte, in una galleria, ma quel punteruolo d'acciaio è inciso nella roccia, con una grafia minuscola, quello che so. Non perché sia letto, ma per poter formulare meglio il mio pensiero. Seppellendo quello che so nella roccia, lo seppellisco nel mio cervello. La via della conoscenza è difficile da percorrere. Più difficile anche delle vie che ho seguito da quando sono precipitato nudo lungo una scala bisunta in una piccola città nepalese, senza correre il rischio della finzione. Non si può percorrere la strada della conoscenza. Così, nel buio assoluto che regna attorno a me, mi figuro una luce, non la luce in assoluto, ma una luce che corrisponde alla mia situazione. Immagino cioè degli esseri umani in una caverna, che siano costretti a star seduti, immobili fin da giovani, stretti in catene, saldate alle cosce e al collo, tanto da poter guardare davanti, sulla parete della caverna. Reggono dei mitra in mano. Sopra di loro brilla un fuoco. Fra il fuoco e gli incatenati c'è un passaggio trasversale. Lungo questo passaggio mi immagino un muretto e immagino che su questo muro siano esibiti da poderosi guardiani di prigione degli esseri umani, a loro volta incatenati e a loro volta con mitra in mano. Poi però, continuando a trascinarmi sui detriti che coprono il pavimento della caverna e continuando a incidere la mia iscrizione, mi chiedo se per caso ho visto di me stesso ed ogni altra cosa soltanto le ombre gettate dal fuoco sulla parete di fronte e se per caso ritengo vere soltanto le ombre di quelle figure. E poi, ove una voce mi si rivolgesse da qualche parte per dirmi che quelle ombre, le quali esibiscono ombre di mitra, sono i miei nemici, mi chiedo se non sparerei per caso sulle ombre della parete di caverna che ho di fronte. E in tal caso, perché le pallottole rimbalzerebbero dalla parete, se non ucciderei in un certo senso coloro che siano con me, incatenati alle cosce e al collo, e se per caso quelli, nella stessa convinzione mia e agendo come me, non ucciderebbero a loro volta me. Se fossi però liberato dalle catene e costretto ad alzarmi d'improvviso, a voltare la testa, a muovermi, a guardare quella luce, e se nel farlo io avvertissi dolore e non riuscissi a scorgere, a causa della luce violenta, quegli esseri umani le cui ombre guardavo prima, esseri umani ridotti alla mia stessa condizione, non mi convincerei allora che le figure d'ombra, viste prima, abbiano più realtà di quelle che mi si mostrano ora. E se fossi costretto a fissare la luce, non fuggirei forse dal dolore e non rivolgerei di nuovo a quegli esseri umani l'ombra che riuscivo a guardare prima. E se insistessi nel ritenere che questi sono più evidenti di quelli che mi sono stati mostrati e li considerassi come i miei nemici, non ricomincerei allora forse a sparare per ucciderli di nuovo
e per continuare a farmi uccidere di nuovo da loro. Non ho bisogno di darmi altre risposte. Già una volta mi sono dibattuto attorno a questo mito. Forse l'ho letto da qualche parte. Oppure me lo sono immaginato, non so. Probabilmente l'ho inventato mentre incidevo la roccia. Il fuoco che crea le ombre deve essere scaturito in tempi antichissimi. Non per nulla ogni animale ha paura del fuoco. Il fuoco è un qualcosa d'ostile e il nemico dell'uomo è la sua ombra. Per questo ho sparato a Edinger e all'uomo appeso nella caverna. Per questo ho ucciso il comandante. Non credevano più che le ombre sono nemici. Credevano che fossero degli incatenati, come lo sono io. E ora, nel pensare tutto questo, comprendo improvvisamente l'amministrazione, dal momento che è uscita vincitrice dalle tre guerre mondiali. Amministra un'umanità che per il fatto di essere amministrata ha perso il suo senso. L'animale uomo non ha senso, il suo essere sulla terra non ha più uno scopo. Che senso ha l'uomo? È una domanda senza risposta. Manca la volontà perché l'uomo e la terra siano. L'uomo soffre già di per sé, è anzi soprattutto un animale morboso. Ma non è la sofferenza il suo problema, bensì la mancanza di risposta al grido che formula la domanda. A che scopo soffrire? L'uomo, l'animale più valoroso e più abituato alla sofferenza, non rinnega la sofferenza in sé. La vuole, la cerca, a patto di capirne il senso. Il senso della sofferenza, l'insensatezza della sofferenza, non la sofferenza in sé, è la maledizione che l'amministrazione non è stata capace di togliere all'uomo, se non restituendole il senso antico, da cui, ed è proprio grottesco, l'aveva liberato. Il nemico, l'uomo, è possibile solo come animale da preda, anche se non c'è sorte più dura da immaginare di quella dell'animale da preda, sospinto dalla più tormentosa sofferenza attraverso l'intrico delle gallerie, sotto il chomo lungma, il choyo, il makalu, il manaslu, il gosainten, raramente soddisfatto. E quando lo è, solo nel senso che la liberazione diventa pena nella lacerante lotta con altri animali da preda, o per effetto della schifosa bramosia e della voracità che lo assalgono nei bordelli sotterranei. Essere così ciecamente e follemente aggrappati alla vita senza superiori ricompense, senza sapere d'essere puniti e senza conoscere il perché di questa pena, anzi smaniosi di questa pena come se fosse la felicità. Questo significa essere animali da preda. E quando la natura tutta tende a farsi predatrice, fa capire in tal modo che questo le è necessario per liberarsi dalla maledizione della vita. Che nel predare alla fine l'esistenza si pone dinanzi a uno specchio, in fondo al quale la vita non appare più insensata, bensì nella sua metafisica significanza. Però si rifletta bene, dove cessa l'animale da preda, questa crudele, sanguinaria scimmia predatrice che si chiama uomo. E dove comincia il superuomo? Comincia in colui che abbia una visione completa dell'inferno, della caverna in cui è relegato, che non soggiaccia all'inganno che le ombre siano quelle dei suoi nemici e non la sua stessa ombra.
che laceri anche questo più raffinato velo dietro cui la verità si nasconde. Lo scopo dell'uomo è d'essersi nemico. L'uomo e la sua ombra sono tutt'uno. Il mondo aspetta chi comprende questa verità e restituisce così all'amministrazione il suo senso. Io sono il Signore del mondo. In una luce vivissima mi vedo giungere sulla mia sedia a rotelle da una galleria in una caverna. E sono ancora io che mi vengo incontro da una galleria di rimpetto. Ora abbiamo entrambi due protesi a forma di mitra ciascuno. Non è più tempo di incidere nella parete. Puntiamo i nostri quattro mitra su di noi e spariamo contemporaneamente.